Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono particolarmente emozionata per questo video perché questo è stato un progetto DIY che mi sono messa in testa di fare e sono state tutte idee che mi sono venute in mente così vedendo il mio bagno appunto. Come da titolo questo sarà il room makeover completo del mio bagno. Ragazzi, come potrete vedere ho fatto diversi cambiamenti pur non stravolgendo naturalmente il bagno in sé perché non posso, perché sono in affitto, quindi non posso cambiare le piastrelle, non posso. Insomma, ho cambiato i mobili del bagno, però non posso stravolgerlo completamente, però secondo me è cambiato tantissimo, nel senso che ogni volta che entro nel mio bagno mi sembra, cioè ho la sensazione di essere in un bagno nuovo, quindi penso che questa sia un'ottima cosa per un makeover. Penso che debba esserci questa caratteristica per un makeover, cioè quando entri nella stanza deve sembrarti una stanza completamente diversa, e questa è la sensazione che ho io. Quindi vi lascio al video, mia family, spero davvero che vi piacerà. Ricordatevi, se vi è piaciuto, di mettere un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Lo so che è fastidioso se ve lo ricordo ogni volta, ma c'è sempre qualcuno che si dimentica di iscriversi, che poi mi dice: quindi io sta cosa la dico, scusatemi se è noiosa. Quindi vi lascio il video, bacio grande. Come prima cosa lo specchio del bagno, quindi ho tolto le mensoline e appunto tutti i prodotti sono in giro adesso, e ho tolto anche la mensolina di vetro perché lo specchio che ho preso è più stretto di questo e più lungo, e quindi appunto penso di dover togliere anche questi due cosini. Adesso devo capire come smontare dal muro questo specchio, non è semplice, e ci sono dei cavi sopra, ho staccato nel frattempo la luce comunque in modo che appunto non ci sia il problema dell'elettricità, e devo in qualche modo adesso smontare questo specchio. Nils sta cercando in tutti i modi di togliere lo specchio. Non lo facevo dopo. Ho chiesto aiuto all'uomo qua. Bravo! Grande Nil. Dai, ce l'abbiamo fatta. Che schifo! Che schifo, quanta polvere, mio Dio! Ok, bye bye, mobiletto schifoso. Ok, adesso bisogna mettere quello nuovo. Ok ragazzi, sono passati un paio di giorni, siamo riusciti dopo vari tentativi a sistemare lo specchio, che è questo, e ad attaccare i fili dietro, non so come si dice, io non me ne intendo, in modo che le luci appunto si accendessero, e sono molto soddisfatta, devo dire, dello specchio. Avrei voluto che fosse un pochino più largo, ma non potevo a causa della presa di corrente lì, però sono molto molto contenta, è sicuramente un bel improvement. Adesso, allora, fuori è praticamente buio, non so se riuscite a vedere, non sono neanche le 4 di pomeriggio, ma sta arrivando il temporale ed è super super buio, quindi ho dovuto accendere entrambe le luci qua, ragazzi, e questa. Quello che farò adesso sarà appiccicare questa carta adesiva ad effetto marmo. È molto semplice da togliere, quindi essendo in affitto posso farlo, perché naturalmente non posso fare cambiamenti long term, e quindi ho deciso di provare, è un esperimento questo, di provare ad appiccicare appunto, cioè a creare un pavimento effetto marmo con questa. È una carta plastificata praticamente con adesivo rimovibile, e quindi andremo, adesso vado a svuotare tutto il bagno, togliamo tutto e poi andiamo a fare questo esperimento, vediamo come viene. Qua fuori c'è il casino più allucinante mai visto, ma non ha importanza perché adesso sistemiamo tutto. Ho svuotato completamente questo mobile così possiamo lanciarlo in garage. Ho fatto una fatica allucinante, ma sono riuscita a portarlo giù, anche giù per le scale. Questo mobile lo metterò, penso, nello sgabuzzino, perché posso anche usarlo comunque. E adesso faccio la stessa cosa con questo, prendo, tolgo. Ho già portato sull'aspirapolvere, quindi togliamo questo e poi passiamo l'aspirapolvere, perché naturalmente prima di metterci il nostro film in plastica lucida effetto marmo devo far sì che tutto il pavimento sia completamente pulito. Ok
Ok, direi che siamo a buon punto. Qui avanza un pezzettino. Comunque manca ancora questa piccola parte e appunto questo pezzettino. Spero di averne abbastanza, anche se sto aspettando un'altra consegna che dovrebbe arrivare entro oggi con della carta extra, perché voglio usarla anche per altre cosine, però speriamo sia abbastanza. È fatta, ragazzi, è fatta. Sono riuscita, anche se qui ho avuto qualche difficoltà e quindi c'è tipo una specie di effetto puzzle, ma non ha importanza. Sono molto contenta del risultato, anche se non è assolutamente perfetto, ma non mi aspettavo che fosse perfetto. Però sono contenta e soddisfatta del risultato, sicuramente molto meglio delle piastrelle nere. C'è solo un piccolo pezzettino che non sono riuscita a coprire perché mi mancava la carta, ma non ha importanza perché adesso ci mettiamo questo sopra e così poi quando dovrò andarmene da questa casa e dovrò toglierlo sarà anche più semplice. Dai, giustifichiamolo così. E questa parte è completa. Sono molto soddisfatta, ho dovuto aggiungere un altro pezzettino che era letteralmente l'ultimo e sono riuscita a coprire per bene tutto quanto. Yeah! Ok, comunque questo pezzettino è fatto. Adesso prendo il nuovo mobiletto bianco che posizionerò qua e poi basta, devo solo riempire queste cosine e direi che abbiamo fatto. Questo è il mobile contenitore da bagno che ho acquistato, rigorosamente bianco come il resto. E adesso, vabbè, ci avevo messo giusto alcune cosine, quindi adesso vado a sistemare tutto per bene e poi appunto direi che abbiamo finito. Ragazzi, completato, questo è il bagno completo, sono stra felice del risultato. Questa è appunto questo mobiletto che ho preso, sono tutti e tre li ho presi su Ikea, sia lo specchio che questi due. E allora qui ho messo, questi sono dei fiori finti, ho spruzzato del Jeu Dior, del profumo. Sui fiori finti hanno un buonissimo profumo, profumano tutto l'ambiente. E qui appunto ho messo semplicemente i prodotti che sto utilizzando di più in questo periodo. C'è qualcosina di Dior, Givenchy, altre cosine Dior e Givenchy, questo per i capelli di Gisù o Gisù, non so pronunciarlo, ma è un prodotto veramente fantastico, ne basta pochissimo, contiene vero miele ed è fantastico per i capelli. E poi appunto ci sono delle altre cosine, altri solari, fattore protezione 50, molto importante, questo di Dior ed è ottimo. E poi qua sotto ho messo invece un accappatoio, quindi sono molto contenta per questo mobiletto, ma anche per tutto il resto. Sono molto felice di aver preso un mobiletto che in realtà è lo stesso che avevo prima, ma colore diverso ed è anche lucido, l'altro era opaco. Però ci ho aggiunto le gambe, che loro non avevano messo, non so come mai, però ci ho aggiunto le gambe, quindi si è rialzato e quindi non si vedono quei tubi orribili. Molto contenta anche per lo specchio, che è strapieno di prodotti, come potete vedere. Qua sopra, come potete vedere, ho fatto un po' d'ordine ed ho messo semplicemente dei soprammobili. Questo è un soprammobile in ceramica e poi appunto ci sono due candele, questa è profumatissima, buonissima. E sono anche molto molto soddisfatta, vi devo dire, del pavimento, ragazzi. Sembra meglio in videocamera di quanto sia in realtà, devo essere onesta, però sono molto molto contenta, è mille volte meglio rispetto a quelle orribili piastrelle nere che non riuscivo a sopportare. Questo tappeto è nuovissimo e l'ho preso su Maison du Monde e questo è quanto. Insomma, qui ci sono alcune altre cosine, poi le cosine per la doccia, ma sono molto 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 felice, devo dire, del risultato, ragazzi. Sì, sono anche molto curiosa di sapere che cosa mi direte voi.
sono molto curiosa di vedere i vostri commenti, spero davvero che vi piacerà. Personalmente mi piace tantissimo, ma sono molto curiosa di sapere che cosa mi scriverete voi, quindi commentate e fatemi sapere se vi piaceva di più prima o di più dopo e se secondo voi ho fatto un buon lavoro oppure no. Bacio grandissimo mia family e abbraccio fortissimissimissimissimissimissimissimissimo come sempre. E noi ci vediamo domani, sempre puntuali, mi raccomando, 17:30 con un nuovo video. Ciao!